Sia lodato Gesù Cristo. Chiara di Assisi è un meraviglioso frutto dell'esempio di San Francesco. Certamente il gesto clamoroso di Francesco, che restituisce al padre i vestiti lussuosi che gli dava e sceglie la veste di un mendicante, sicuramente quel gesto scosse il cuore di tanta gente e soprattutto il cuore di tanti giovani. E scuote ancora. Infatti i santi mettono in crisi le coscienze anche oggi. Nei giorni scorsi sono rimasto molto colpito nel vedere tantissimi giovani che facevano tappa qui alla Verna per andare ad Assisi. Dopo 800 anni, Francesco, Chiara, ancora attirano. I santi fanno questi prodigi. Un esempio recentissimo, quando è morto Giovanni Paolo II, e allora l'arcipreste di San Pietro, ricordo che appena portammo il corpo in basilica scattò una processione interminabile di persone. Partivano da Castel Sant'Angelo, tutta via della Conciliazione, la piazza, la basilica, ininterrottamente 3 giorni e 2 notti. Ricordo la prima notte, stavo lì fino a mezzanotte a pregare, anche a mettere un po' di ordine evidentemente. Uno mi fa cenno con la mano, venga, venga, mi avvicino, cosa desidera? Mi faccia baciare i piedi a Giovanni Paolo II. Figlio mio, non posso, sappiamo le talzende, qui succede il finimondo. Insiste, mi faccia baciare i piedi. Io avevo perso la fede, l'ho ritrovata guardando la fede di quell'uomo. Con un gerdame facemmo di tutto per fargli baciare i piedi, lo vedo ancora. Bacia, si inginocchia, io stavo dietro e vedevo le spalle che sussultavano, piangeva. Si è alzato, mi ha detto grazie, io non so chi sia, ricordo soltanto il volto. Ecco, i santi fanno questo miracolo. Torniamo a Chiara d'Assisi. Chiara fa una scelta di vita apparentemente diversa da quella di Francesco. Francesco rinunciò a tutte le ricchezze del padre perché capì che l'unica vera ricchezza è Gesù. E questa scoperta, questa scelta che fece, cercò di raccontarla a tutti, di contagiare tutti con il suo esempio e camminò tanto. Io penso che abbia veramente fatto grosse fatiche, perché allora non si camminava nelle autostrade, spostarsi da una parte all'altra non era semplice. Chiara non ha camminato. Eppure Chiara ha fatto una scelta identica a quella di Francesco, ma con conseguenze diverse. Chiara si è donata totalmente al Signore, consacrando la sua vita alla preghiera. E la preghiera è apostolato. La preghiera è collaborazione offerta a Dio per salvare le anime. Pensate, lo capì meravigliosamente Santa Teresa di Lisieux, una vita velocissima, 24 anni appena, mai uscita dal Carmelo di Lisieux, mai uscita. Eppure è patrono delle missioni, insieme a San Francesco Saverio, che è arrivato sulla soglia della Cina. Teresa di Lisieux ci ha lasciato dei pensieri straordinari, in perfetta sintonia con il pensiero di Chiara. Pensate, Santa Teresa di Lisieux ha detto una mattina, meditando le parole del Cantico dei Cantici, io ho fatto una scoperta. Lì c'è scritto, attirami e correremo. E lei si chiede, ma perché? C'è stato il cambio di soggetto, attirami, singolare, correremo al plurale, ma perché? E risponde Santa Teresa, perché quando ci immergiamo in Dio diventiamo una calamita, attiriamo tante anime e nessuno può sapere quanti e quali sono i frutti della preghiera. Aveva ragione. Chiara era in perfetta sintonia con questo pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Pensate ancora, Santa Teresa ha scritto, un atto di puro amore per il Signore è più utile alla Chiesa di tutte le opere messe insieme. Guardate, è un'affermazione coraggiosissima ed è vera, perché è l'amore che cambia il mondo, perché l'amore è l'onnipotenza di Dio, Dio onnipotente nell'amore. E Santa Teresa di Calcutta più volte l'ho sentita ripetere, la preghiera è fondamentale. E Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità, per dirci che senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. E quante volte l'ho sentita ripetere e dire,
io sono soltanto una povera suora che prega. E pregando Gesù mi mette il suo amore nel cuore e vado a portare alle persone che incontro. Vedete come sono in sintonia i santi? Chiara d'Assisi, Teresa di Lisieux, Teresa di Calcutta, San Francesco, è lo stesso pensiero. Cerchiamo anche noi di metterci in questa fede e di credere fino in fondo che la preghiera fatta con fede, la preghiera che incendia il cuore di amore, questa preghiera cambia il mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.